In uno dei miei diversi master di formazione per formatori a cui ho partecipato, prima di fondare il nostro master formatori, un formatore straniero ha la domanda di un corsista italiano: ma svolgere la professione del formatore conviene economicamente? Ecco, egli rispose così: assolutamente sì. Il formatore è una professione che può garantirti diverse forme di guadagno e anche delle ottime rendite economiche nel lungo periodo. Se, e mi rimase impressa questa risposta, se sei disposto a porti obiettivi, strategie chiare e metti in preventivo due aspetti. E questo è l'investimento più grande in assoluto che tu possa fare per te stesso. Non sono i soldi, non sono il costo dell'investimento, non c'è investimento che possa compensare e ripagare la soddisfazione e la possibilità di poter guadagnare come magari come c'è in questa professione. I due aspetti che devi mettere in preventivo se vuoi diventare un vero formatore professionista sono: uno, ci vuole un periodo iniziale di impegno e dedizione assoluta; 2, ci devi mettere la faccia. Quindi la domanda che ti devi porre è solo una: sono disposto a farlo? Sono disposto a metterci la faccia? Sono disposto a prendermi un periodo iniziale di impegno e dedizione assoluta? Perché qui non c'è spazio al pessimismo, non c'è spazio all'approssimazione, non c'è spazio all'improvvisazione. Quindi, se la risposta è di nuovo sì, allora sei sulla strada giusta. Allora sei pronto a fare la scelta più importante per la tua professione. E la scelta più importante è esattamente questa. Oltre l'85% dei formatori, e sono dei dati attuali, scelgono oppure si devono accontentare di svolgere questa professione come seconda attività, poiché non riescono a crearsi dei guadagni tali che gli possano permettere di farla diventare la loro principale o unica attività. E la domanda è: come mai gli succede? Forse perché non gli è stata data una vera opportunità? Forse perché non sanno come fare per sviluppare un nuovo mercato? Forse perché è più comodo aspettare un SMS da qualche società di formazione per fare aula che metterci la faccia e scendere in campo attivamente? Forse perché si impegnano in troppe cose diventando tuttologi? Ora, non so, qualsiasi sia la causa, se il tuo desiderio è vivere e pagare il mutuo con questa professione, non puoi permetterti di far parte di questa grande percentuale di professionisti. Devi puntare in alto. Infatti esiste una nicchia, quel 15% di formatori che vive, che prospera con questa professione. Sono quelli che sono riconosciuti come dei leader esperti nella formazione e sono un punto di riferimento nel loro settore. Ecco, questi sono quelli che vengono definiti e che anch'io definisco i veri formatori, coach, professionisti. Eccoci, siamo alla conclusione. Se quello che hai visto ti ha interessato e vuoi approfondire, ecco, guarda il video corso completo, i 5 passi per iniziare la carriera di formatore coach professionista. Vai su www.leadershiplab.it, come diventare formatore, e guarda questo video completo e scopri anche le 2 sorprese riservate esclusivamente per te. Oppure, desideri ulteriori informazioni? Contattaci i numeri che vedi in sovraimpressione e sarà nostro impegno richiamarti al più presto per darti tutte le informazioni che desideri. Non mi rimane che ringraziarti e darti un saluto al prossimo video. Ciao!